Quell'anno apparve una cometa tanto grande da sovrastare tutto il cielo nel regno dei funghi. La cometa che si mostrava una volta ogni 100 anni e lasciò una pioggia di stelle cadenti. I Thor portarono le stelle cadenti al loro castello e le riunirono per dare forma a una grande superstella. Dovette essere un evento davvero meraviglioso. Supersene, figlio, per favore, smettila con quell'Angry Birds Epic, basta! Poiché non poteva esserci un modo migliore per celebrare il Festival delle Stelle che aveva luogo ogni 100 anni in onore della cometa. Ecco. Caro Mario, raggiungimi al castello la sera del Festival delle Stelle, ho qualcosa per te, Peach. Ebbene sì, ecco Mario che come al solito fa l'handicappato. L'aeroplano. Ok, eccoci qua, il Super Mario Galaxy, ragazzi, e questo è il mio terzo anno su YouTube, wahoo! Quindi vediamo di iniziarlo alla grande con un grande gioco, cioè Super Mario Galaxy, magari probabilmente il gioco per Nintendo Wii più bello a cui abbia mai giocato, e anche il Super Mario più bello a cui abbia mai giocato. Bene, iniziamo la nostra grande avventura con Mario l'handicappato, Super Cosmo Shadow il magnifico, e mio fratello il... Ok. Non meglio di te. Non dico nessuno offeso, se no comincerebbe a insultarmi. Ecco che... Classico. Si festeggia, ma... Ah, mi scuso se il video si vede malino, ma... A cazzo di merda. No, vabbè, riempirò con annotazioni. Mi scuso se il video si vede malino, ragazzi, ma... ho la tele nuova che fa cagare. Io rivolgo indietro quella vecchia, l'ho mandata a riparare, ma... Non so quando mi tornerà indietro. Vabbè, torniamo alla storia. Qui abbiamo le navi che... Le navi di Bowser che stanno attaccando il castello di Peach, proprio il Festival delle Stelle. Ok, scusate se continuo a parlare, ma Nintendo sapete che è particolarmente rompina col copyright. Allora, ecco la cosa che era per Mario, quello sfavillotto là. Siamo sfavillotto, ecco, ho già spoilerato tutto. Grandioso alla grande. Namo? Oh. Che succede? Niente. Ah. Sì, è quei due Todd che vorrebbero fare. Principessa Peach, richiedo la tua presenza all'inaugurazione della nuova galassia che ho creato. Sì, ok, questa potevo anche non vedere. Ringrazio il potere degli astroscheletri. Coglione. Ok, e Bowser usa i suoi poteri per evocare, diciamo, questo grandissimo UFO. No, madonna, ancora? Ti ho cambiato le pile proprio prima del video, ok. Bowser li sta attaccando e noi corriamo subito a salvare la principessa, come al solito, stessa menata da non so quanti anni. Non sei stufato, Mario, no, dico davvero. Ok, basta, falla finita, arrivo a salvarti. Che tatti troia. Ecco, bravo. Parole più adatte non ce n'erano, Super. Sì, ragazzi, Super sarei finito qui con me, ma non partecipa tanto perché è impegnato in una battaglia con Angry Birds Epic. Come va, Super? Merda. Ecco, grande. Ok, stanno usando quest'UFO per fare cosa? Oh, raggi laser? Interessante. E gira, 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 gira. Hanno separato il castello dalla terra, oh mamma mia. Dai Mario, non restare all'impalato, lo stanno portando via. Oh mamma mia, situazione drammatica, e io a commentare rovino tutto quanto. Okay. Scusa, ma devo pur coprire il volume il più possibile, no? Tanto zitto. Che palle. Che succede? Erano fuoriali, porca troia. Per fare cosa, le armi? No, per fare sto cazzo. Ah, ok. Ecco che portano via il castello dalla terra, dal mondo dei funghi. Pensavo che portavano via dal cuore di Peach. Che cosa, non sono dentro il cuore di Peach, guarda. E non è la prima volta che succede il castello di Peach che frutto a mezz'aria. Già era successo in Paper Mario. Ok, siamo nello spazio. Lo spazio aperto. E Mario come fa a respirare ancora? E come fanno tutti quanti a respirare, non si sa. Ecco qua, Kamek! Beccati questo, citrullo! Bada boom!
più ignote, Ale. Dove andremo a finire? Non si sa. E intanto Piccia è inutile che urli, basta! Anzi, è Mario quello a aver più bisogno d'aiuto di te adesso. Poveraccio, è stato scaraventato chissà dove. Rischia di morire. Smetti. Chi c'è qui? Ehi? Qualcuno ci sta svegliando. Bella dormita, Mario? Chi è questo simpaticone? Siamo finiti su un pianetino... Ma qual è il sorpreso, lo sai, porca troia? Sì, e non dire porca troia con quel tono, perché non fai ridere. Porca troia, voglio dire porca troia. Basta. Porca troia. Smettila, ok, si è trasformato in un coniglietto. Porca troia. Basta. Si è trasformato in un porca troia coniglietto. Smettila, mi stai rovinando il video. Giochiamo ad acchiapparello. Porca troia. Se ci prendi un direi che il posto ci troviamo. Porca troia. Dai, smetti. Allora ragazzi, questa è il mio terzo ora su YouTube. Mentre io cerco questi coniglietti. Porca troia. Basta. Allora, mentre io cerco questi coniglietti, devo ringraziare un paio di persone che da tutti i 400 e passa gli iscritti che ho, solo una decina saranno veri. Gli altri sono tutti dei fantasmi che non seguono. Porca troia. Allora, dunque, e ringraziamenti, allora, i più attivi sono Pinolo 1, Crash Stefano, Red Dragon, Dingodino, Ignoto, Yoshi Fan 311. Che palle, dove si trovano le cose? E anche altri ragazzi, ora non mi vengono in mente, ma se mi vengono in mente lo dirò tramite annotazioni. Porca. Basta. Miseria. Qui, altro coniglietto, Ale, cioè sfavillotto. Sono dei sfavillotti trasformati. Vabbè, aspettiamo che si stanchi. Ragazzi, il bello di Mario Galaxy è questo, le gravità stranissime, invece un sacco per questa cosa. Mario, non abbassarti. Ok! Ops, mi hai preso. Ah, mi sarei dovuto nascondere frecce spuglie, allora andiamo a cercare. Posso sputtanare tutte le monete d'oro? No, prova che ti ammazzo. Le ho guadagnate faticando come un porco. Lo sto già facendo. Allora, bene, cerchiamo le cespugli in questo pianeta. Già ho guadagnato due armi molto più forti. Allora, dove saranno le cespugli? No, questi sono fiorellini. Bene, ecco cespugli. Ah, giusto, non posso ancora attaccare. Devo ancora ottenere la vita. Dai, dai, coniglietto, stancati, bravo. Entra nell'acqua che non sei agellato. Che peccato. Ma dove li trovi i fossili, cazzo? Non lo so, e te lo dice se tieni premuto. Ah. Smettila, dovrei fare un bel video, un bel discorso in occasione del mio terzo anno su YouTube e tu continui a disturbare con Angry Birds Epic e porca troia, hai finito. Impara a parlare e poi inizia. Ok, poi saliamo su questo castello in modo molto swag, direi, voglio salire in modo molto swag. Bene, ed ecco Rosalinda. Sono stata a guardare tutto il tempo qui dal varco del firmamento. Sono Rosalinda, la guardiana delle stelle. Se vuoi salvare la tua cara amica, devi ottenere energia per viaggiare attraverso le galassie. Ti presterò sfavillotto. Ok, adesso otteniamo il super mega potere swag rompiculi 9000! La piroetta! Adesso puoi seguire le piroette. Scuotiti domando, mi parlate Mario che faccia da handicappato. Anche noi come te stiamo attraversando un periodo difficile. Devi salvare le megastelle o aiuto di sfavillotto, che il potere stellare ti protegga. Mi sta meglio che la forza sia con te. Diciamo molto più figo. Bene! Scuoti e colpisci oggetti, sembrano fare una piroetta. Con la galera costruttiva i nemici. Sì, ok! Stella lancio! Perfetto ragazzi! 3, 2, 1, inizia la nostra... Allora, mi rovini anche tu! Oggi ci stanno mettendo tutti per rovinarmi il video speciale terzo anno su YouTube. Vai, l'universo è aperto, ok? Ebbene ragazzi, iniziamo la nostra avventura / terzo anno su YouTube. Ale! Inizio! Barabambede! Bene, questo sfavillottino qua ci aveva preparato una stella lancio, ma è stata frantumata da dei meteoriti. Da un meteorite, sì. Bene.
raccogliamo il più possibile. Occhi a meteoriti, occhi a dove... Atterriamo. E ho detto un altro Mario, no, non è possibile, li clonano! Clonano Super Mario, madonna santa. Ah, sono maialini che faccio questo. Allora, bene. Prossimo pianetino. Allora. Smettila, non adesso, telecomando. Uno dei amici qui torna deve avere la chiave, io so qual è. Il Goomba è un po' diverso da tutti gli altri. Se si riesce a trovare. Ok. Fammi uscire di qui, uno dei nemici intorno dovrebbe avere la chiave. Sì. Lo so. Allora, dunque. Vabbè, già che ci siamo, facciamo a cazzotti con gli altri, perché mi annoio. Eccolo là, è lui. Get the motherfucker. Ecco la chiavina. Ale. Opla. Perfetto. Liberiamo il nostro... Beh, abbiamo liberato il nostro amico che adesso si trasformerà in una mini stella lancia per farci raggiungere quella, quel pianeta macchinario laggiù. Bene. Trasformazione! Bene. Salvi il lato intrappolato, stessa zuppa ti ritera come cavolo preferite. E ce l'ha questo qua. Basta una piroetta. E invece mi sono fatto così con un coglione. Bene. Chiave. Lo liberiamo. Ok, rientriamo nel tubo. Seguimi, che qua dentro sono degli amici. Sì. Un amico molto importante per la nostra avventura, aggiungerei. Seguimi, qua ci sono degli amici, ti porto, ti fa la guata e ti scambio. Ah, bellissimo, sai. Quella è una mega stella, è una di noi, sì. Come la Gothic 2. Dobbiamo spegnere questa macchina, ragazzi, e facciamolo in fretta perché ormai il tempo a disposizione per questo video sta per finire. Giusto, ragazzi, un altro che mi segue... Si chiama il Juggernaut. Juggernaut, come quelli di Call of Duty Super. Sì, l'ho capito. Ok, qui abbiamo finito, sembra bene. Allora passiamo. Bene. Passiamo qui per terra a spegnere tutto quanto. Sì, lo so, smettila! Lasciatemi giocare in pace. E vai! Abbiamo spento, ragazzi. Bene, per questa parte era tutto. Per questa parte era tutto, ragazzi. Qui è iniziato il mio terzo anno su YouTube. E ci rivediamo alla prossima con Rayman Origins a tutto spiano. E quando Rayman Origins sarà finito, ovviamente, ricominceremo con questo. Ale! Ciao a tutti ragazzi e alla prossima!